dare delle indicazioni di precisazione. Credo che questa sia una vicenda, da un certo punto di vista... Notemi, movimentata anche a Sarno, dove la notte scorsa un incendio ha distrutto 4 automobili in via Margherita che erano parcheggiate all'esterno di alcuni edifici. I residenti sono stati svegliati dal boato anche dei vetri di alcune finestre che sono praticamente andati in frantumi. Sul posto gli agenti del vicino commissariato di polizia che stanno indagando sulla natura dell'incendio. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, le abitazioni sono state momentaneamente evacuate. E questa mattina c'è stato un tentato furto alla filiale della banca Monte Pruno a Mercato San Severino. I ladri hanno tentato di introdursi nell'istituto di credito all'apertura della filiale senza riuscirci. All'interno erano presenti i dipendenti, sanno tutti bene nonostante lo spavento. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire ai malviventi fuggiti senza alcun bottino. E questa mattina invece c'è stato un blitz nella zona di Pestum dove i carabinieri hanno arrestato 13 persone. Traffico di droga, i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa questa mattina alla Procura di Salerno. Vediamo. È la terza tranche dell'inchiesta destinata a sradicare dalla fertile piana del Sele i residui di quei gruppi criminali che facevano riferimento alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Così la Procura della Repubblica di Salerno, con il capo Corrado Lembo e i pubblici ministeri Colamonici e Montemurro, ha descritto l'operazione condotta la scorsa notte tra Capaccio, Pestum, Scalea e Salerno. Al lavoro gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli, che in collaborazione con il nucleo cinofili e gli elicotteri, hanno eseguito su richiesta della direzione distrettuale antimafia 13 ordinanze, 9 in carcere e 4 ai domiciliari nei confronti di coloro i quali sono ritenuti componenti dell'organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Al vertice del gruppo Umberto Rossi, con base operativa a Pestum, il figlio Giancarlo, già coinvolti in precedenti inchieste. Qui cambia il periodo preso in considerazione, che riguarda febbraio 2015. Cocaina, eroina, marijuana, hashish venivano acquistate nei quartieri di Scampia e Secondigliano e rivendute al mercato della droga del Cilento da Agropoli a Vallo della Lucania. Ce dimostra che la Piana del Sele continua ad essere terreno fertile per quelli che avete definito dei residui della nuova camorra organizzata. Ma purtroppo dobbiamo prendere atto di questo, ma nello stesso tempo potete constatare che non abbiamo mai mollato la presa, come si suol dire, su questi gruppi che agiscono nella zona appunto della Piana del Sele. Le operazioni si susseguono, vengono scandite continuamente e incessantemente dagli interventi delle forze dell'ordine. E l'unica cosa che posso aggiungere è che non notiamo qui il radicamento effettivo e, come posso dire, forte della criminalità organizzata di stampo proprio tipicamente camorristico. Vi sono tuttavia dei legami con la camorra napoletana, che costituisce sempre la fonte di approvvigionamento primaria delle sostanze stupefacenti che poi vengono qui smistate ai consumatori locali. Si è parlato di terza tranche per questo gruppo, possiamo dire che è finita? Ma noi sappiamo che i gruppi criminali si rigenerano continuamente. Ci auguriamo che per un buon periodo, ecco, essendo stati tagliati i canali di approvvigionamento, vi possa essere appunto una pausa in questa azione frenetica degli spacciatori. E la vigilanza è sempre più alta, sempre più intensa. E quindi crediamo che con questa azione continua possa essere garantita un minimo di sicurezza alle popolazioni locali anche sul piano della distribuzione delle sostanze stupefacenti, nel senso che finalmente possiamo, come dire, contare su dei momenti di pausa dell'azione criminale.
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro una piantagione di marijuana allestita sul terrazzo di un appartamento in pieno centro nel comune di Ottaviano. In particolare, a seguito di una attività info-investigativa delle Fiamme Gialle, i militari di Ottaviano hanno scoperto all'interno di un'abitazione una serra artigianale utilizzata per la coltivazione di marijuana. Sul terrazzo dell'immobile, nascosta ad occhi indiscreti, numerose piante, prodotti e quanto utile alla coltivazione indoor della canapa indiana. Ecco le immagini dell'operazione. Al termine, le Fiamme Gialle hanno sequestrato i materiali e i prodotti utilizzati per favorire la rigogliosa crescita delle piante, oltre a 7 kg di droga pronta per essere immessa nel mercato illegale. I due responsabili di questa illecita attività sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Una stamperia clandestina con migliaia di documenti falsi, per la precisione 7.500, è stata scoperta dalla Polizia Municipale in un edificio della zona di Piazza Garibaldi a Napoli. Le indagini hanno portato all'arresto in flagrante di un cittadino ghanese. Gli atti sono già al vaglio della sezione antiterrorismo della Procura partenopea. All'interno della stamperia, un tugurio all'ultimo piano di Vicaria Vecchia, sono stati rinvenuti passaporti, carte di identità, patenti di circolazione e permessi di soggiorno, oltre a tutto il materiale necessario per la produzione, tra cui i timbri delle questure di Caserta, Roma e Bologna. Trovati anche 3.000 euro in contanti. L'uomo, hanno accertato gli investigatori, raccoglieva le richieste la mattina all'esterno della moschea di via Torino. Gli agenti l'hanno bloccato mentre usciva di casa. Lo scorso anno furti di carte d'identità si verificarono prima negli uffici anagrafe di Pagani e poi a distanza di qualche mese anche a Nocera Inferiore. Ed ora parliamo di un incidente, o meglio, più che un incidente stradale, quello che si è verificato in mattinata in un incrocio a Pagani, dove un vigile del fuoco è rimasto ferito ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. I vigili del fuoco erano intervenuti perché un auto articolato, così come vedete nelle immagini, non riusciva a girare, a completare la manovra della rotatoria. È stato necessario quindi l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia municipale e un pompiere durante una manovra per tentare di liberare l'auto articolato è rimasto ferito. Niente di grave comunque. Cambiamo argomento, ora parliamo dei rifiuti. E allora noi da giorni stiamo parlando di questi rifiuti interrati a Passo dell'Orco, zona di Codola, al confine tra Castel San Giorgio e Nocera Inferiore. Ora la vicenda si sposta sul fronte di Nocera Inferiore perché il consigliere comunale di opposizione Tony Lanzetta, così come annunciato ieri nel servizio del nostro telegiornale, ha presentato una richiesta di intervento al sindaco della città, Maglio Torquato. Da tenere presente che la stessa Lanzetta, come portavoce di un comitato, nel 2005 presentò un dossier con un'interpellanza alla Procura della Repubblica per verificare qual era lo stato reale dei rifiuti. Prima erano rifiuti, ecco, come vedete dalle immagini, rifiuti superficiali, poi attraverso i lavori della SNAM, che deve effettuare una variante al metanodotto che attraversa le viscere di Passo dell'Orco, si è scoperto in realtà che i rifiuti si trovano fino a 6 metri di profondità. E continuiamo a parlare di questo argomento, però parliamo di scarichi illegali nei corsi d'acqua. In Campania da due giorni c'è la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, è stato chiamato ad essere ascoltato anche il commissario del Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno, che sarà sentito venerdì. Porterà con sé un dossier per gli scarichi illegali, in particolare nei canali Fosso Imperatore e San Tommaso. L'abbiamo
abbiamo sentito appunto prima di venerdì per spiegarci, farci spiegare cosa dirà alla commissione della Ecomafia. Il consorzio di bonifica comprensorio Sarno è stato chiamato dalla commissione parlamentare sulle ecomafie che in questi giorni è in Campania. L'indagine riguarda gli sversamenti illegali nei corsi d'acqua che attraversano l'agro nocerino sarnese. Venerdì prossimo il commissario Mario Rosario D'Angelo dovrà illustrare tutte le attività messe in campo per frenare l'attività delle ecomafie. Noi siamo coinvolti marginalmente, ovviamente, come soggetto danneggiato per quanto riguarda la situazione dell'inquinamento ambientale su tutto il territorio. Faremo presente alla Commissione ambientale, cioè tutta l'attività di monitoraggio che facciamo sui nostri canali, in particolare qua abbiamo l'esempio dell'ultima attività dell'ultimo mese del canale San Tommaso, che praticamente ha delle criticità gravissime per quanto riguarda come sversatoio di fognature, eccetera. Quindi c'è un inquinamento biologico sostanzialmente altissimo, non sappiamo anche di materiali pesanti o altro. La polizia idraulica in quest'ultimo mese su questo canale in particolare ha elevato più di 150 verbali in merito al nuovo regolamento di sanzioni che ha fatto il consorzio, che ha quintuplicato le sanzioni per chi sversa in modo illegale o inquina all'interno dei nostri canali. Loro fanno ricerche su poi le malattie, le conseguenze che può essere l'inquinamento sul territorio. Ne potremmo comunque rappresentare noi stessi, e questo comunque incide fortemente su quella che è la salute dei singoli cittadini e delle popolazioni che vivono nei nostri territori. Dall'inizio che siamo insediati, l'amministrazione ha cercato di lavorare d'intesa con i comuni, con l'ente parco regionale di Fiumesano, il quale ci ha dato una splendida mano e aiuto per segnalare e sanzionare quali erano quegli sversamenti abusivi all'interno dei nostri canali, segnalato l'autorità giudiziaria competente con denunce, esposti particolareggiate su se qualora ci fossero delle notizie di reato gravi o degli illeciti penali. Avvocato, ci dice le maggiori criticità dove sono state riscontrate? Su canale San Tommaso penso che è conosciuta e ovvia come situazione, perché è un canale praticamente, possiamo dire, quasi una fogna a cielo aperto sostanzialmente. Anche sul Fosso Imperatore, dove ci sono state segnalate moltissime situazioni da parte dei cittadini, il consorzio si è mosso dall'inizio con una conferenza dei servizi, eccetera. Adesso sta concludendo, nel giro di qualche giorno concluderà l'iter sul Fosso Imperatore e quelle che sono le risultanze delle analisi che poi abbiamo eseguito come parte soggetto leso all'interno della stessa area. Ma ci sono altre aree, canali che sono nella città di Sarno, di Castel San Giorgio, che purtroppo molto spesso diventano dei ricettacoli di rifiuti o di sversamenti anche illegali da parte dei cittadini o che comunque commettono reato in modo inqualificabile senza essere poi ovviamente sanzionati. Ed ora ci occupiamo di politica. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato alla stazione di Capaccio Pestum il treno del Partito Democratico, su cui il segretario nazionale ed ex premier Matteo Renzi sta girando l'Italia. Vediamo. Matteo Renzi questa mattina ha fatto tappa a Capaccio Pestum. L'ex premier, oggi leader del Partito Democratico, ha iniziato così il suo giro in Campania ed è arrivato con lo speciale convoglio alla stazione ferroviaria della cittadina dei Templi per una tappa del tour Destinazione Italia organizzato dal PD. C'era anche il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ad accoglierli alla stazione il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo. Obiettivo dell'iniziativa è quello di incontrare e ascoltare persone vere, lontane dal chiacchiericcio di tutti i giorni del palazzo, si legge in una nota del Partito Democratico. Oltre 100 tappe in tutta Italia per raccogliere idee in vista della campagna elettorale della prossima primavera. Un appuntamento per prendere appunti, discutere, imparare, condividere e proporre. In una parola, per fare politica, così hanno definito il tour gli organizzatori del Partito Democratico. Che era contento? Era contento? Ciao Millennials, vediamo dopo. I Millennials hanno tirato una comitata in testa a De Luca. Cambiamo argomento, parliamo
dei giornalisti, parliamo di noi, per la prima volta la Campania è al vertice dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Infatti Carlo Verna, collega Rai, è stato eletto dal Consiglio Nazionale al primo scrutinio con un'ampia maggioranza dei tre quarti dei presenti. Verna, già segretario nazionale del sindacato Rai, era stato eletto il 1 ottobre consigliere nazionale ottenendo complessivamente 481 voti nei seggi di Napoli e Salerno. Assieme a Verna siedono in Consiglio Nazionale per la Campania Antonio Sasso e Alessandro Sansoni, tutti esponenti del Movimento Giornalisti per la Campania, che esprime i 9 consiglieri regionali e i 3 revisori dei conti. Ora parliamo invece dei medici, specialistica ambulatoriale, esperti a confronto, congresso in corso fino a venerdì prossimo a Salerno. Gli incontri sono stati organizzati dal sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e professionalità dell'area sanitaria. Vediamo. Cinquant'anni di specialistica ambulatoriale interna, dalle mutue alle nuove forme organizzative come modello per l'integrazione territorio-ospedale. 50° congresso nazionale del SUMAI Assoprof al Grand Hotel di Salerno. Gli incontri voluti dal Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e professionalità dell'area sanitaria, che rappresenta il 90% dei medici specialisti presenti sul territorio italiano, andranno avanti fino al prossimo venerdì. Nella giornata di apertura si è voluto accendere i riflettori proprio sul tema centrale, ossia i 50 anni di specialistica convenzionata interna. E si è voluto anche apportare considerazioni sulla legge 24 del 2017 rispetto alle responsabilità professionali e sul piano nazionale delle cronicità, con in tal senso il ruolo della specialistica convenzionata interna, dalla presa in carico del paziente cronico all'integrazione territorio-ospedale. A confronto anche direttori generali di diverse aziende sanitarie arrivati da tutta Italia. Un incontro a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha poi dovuto abbandonare il congresso per raggiungere l'ex premier Matteo Renzi, giunto a Pestum. Bus troppo affollati, nuova segnalazione alla nostra rubrica ufficio reclami. Il malcontento è dei genitori di alcuni studenti che utilizzano i mezzi bus Italia della linea 80 che da Sarno arriva a Nocera. I genitori chiedono di inserire altri bus per questa linea. Ancora un altro argomento, ieri sera nella Basilica Pontificia di Mater Domini a Nocera Superiore il Vescovo Giuseppe Giudice ha presentato gli orientamenti pastorali, tema dominante la memoria nel segno di Gesù Cristo. Abbiamo un servizio. La memoria, il ricordo, la testimonianza nel segno di Gesù Cristo. Sono questi gli elementi che il vescovo della diocesi di Nocera Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, ha posto come riflessione negli orientamenti pastorali che sono stati presentati ieri sera nella Basilica Pontificia di Mater Domini a Nocera Superiore. Prima delle conclusioni del vescovo, gli orientamenti sono stati illustrati da 4 docenti di religione cattolica, Giuseppe Palmisciano, Luciano Gambardella, Adamo Desiderio e Francesco Galasso. I 4 professori hanno delineato i vari aspetti espressi dagli orientamenti, offrendo anche dei suggerimenti per la loro attuazione. Il tema di quest'anno è Ricordati di Gesù Cristo. Perché abbiamo scelto questo tema? Mi sembra importante perché nella confusione generale, a volte anche dal punto di vista direi devozionistico, possiamo perdere il centro della nostra fede che è Gesù Cristo. Il verbo ricordare, fare memoria, è un verbo biblico molto ricco. Oggi siamo un poco malati di Alzheimer, dimentichiamo, e allora dobbiamo ricentrare tutto in quella memoria che non è soltanto psicologica per noi, ma è il memoriale. Fate questo in memoria di me, in memoriale di me, e fare quello che ci ha detto il Signore significa celebrare l'Eucaristia, avere al centro delle nostre comunità l'Eucaristia, ricordare. È un bel verbo perché
la Chiesa non nasce con noi stamattina, la storia non nasce e non finisce con noi, allora dobbiamo fare memoria, una memoria grata di chi prima di noi ha lavorato, ha sudato, ha sofferto, memoria dei genitori, dei parroci, degli insegnanti, e in questa memoria il centro è Gesù Cristo. San Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: ricordati di Gesù Cristo. Questo ricordare per noi è una celebrazione, è un'eucaristia ed è un modo anche per trasmettere alle nuove generazioni, ci prepariamo al sinodo dei giovani, trasmettere la fede in Gesù Cristo. Io penso che se riconcentriamo tutto in Lui, anche la nostra pastorale avrà un nuovo respiro. E ora parliamo di questa iniziativa di divulgazione musicale, un'altra idea di padre Saturno che è stata presentata questa mattina. Vediamo. Basilica di Sant'Alfonso, concorso musicale che vuole ricordare un musicista paganese, Cleto de Prisco. Un concorso musicale che va avanti già da qualche anno, sono circa 3 anni, che vede la partecipazione di ragazzi delle varie scuole di pagani e che vede anche stranieri partecipare. Ci sono nordcoreani, c'è qualche giapponese, insomma. Il concorso prende piede e si allarga sempre di più. L'ho fatto perché io mio padre l'ho conosciuto poco. Essendo stato da piccolo nel vocazionario, è morto molto giovane sostanzialmente. E questo concorso me lo fa rivivere e quindi è indirizzato soprattutto ai ragazzi che hanno il piacere di coltivare questa passione. Più che passione, questa sensibilità artistica. I ragazzi, se sono ben guidati dai loro professori e da animatori, ma veramente animati da uno spirito musicale, di quello spirito che eleva l'uomo dalla terra al cielo, Sant'Alfonso è una autorità indiscutibile sulla produzione della musica sacra popolare. C'è tutta una produzione precedente e successiva, ma se non ci fosse stato Sant'Alfonso, né sarebbe stata conosciuta quella precedente, né avrebbe avuto assolutamente importanza quella successiva. I ragazzi sono stati attenti e sono ancora intenti ad ascoltare tutto il repertorio. È stata un'occasione per noi, essendo anche noi una scuola musicale, e quindi è stata un'occasione per vedere quali sono i traguardi che possono raggiungere, proiettandosi verso un futuro che possa essere radioso anche per loro. Venendo a Pagani ho visto che c'è un'attitudine alla musica, una sensibilità verso il mondo musicale che forse è sconosciuta a chi non è di Pagani, per cui veramente è stata una sorpresa bellissima vedere la sensibilità e poi la preparazione professionale di questi ragazzi. Io sono orgogliosa di dirigere una scuola proprio a indirizzo musicale e vedo come anche altre forze del territorio coltivano poi, come Padre Saturno, con queste iniziative una predisposizione e una sensibilità alla musica che è molto bella. Rischio prevenzione ambientale nell'agro Nocerino Sarnese, queste in sintesi le tematiche dell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Nocera Inferiore per domani, appuntamento alle 18 alla biblioteca comunale. Si approfondiranno nel corso del dibattito i temi inerenti il rischio ambientale sull'odierna situazione che investe l'intero comprensorio al fine di comprendere quali possono essere le misure di prevenzione da adottare a tutela dello stesso territorio. Bene, ora noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo la pubblicità, poi abbiamo la pagina dedicata al calcio. Ci vediamo tra poco.